Buongiorno a tutti. Allora, io sono Santa Tutino e rappresento la Valle d'Aosta. Ringrazio gli organizzatori di questa giornata. Purtroppo ieri non ho potuto essere presente, quindi non ho preparato volutamente un PowerPoint, quindi cercherò di fare delle considerazioni un po' a braccio, che un po' mi vengono dall'attività che svolgo, un po' dalle cose che ho appunto avuto modo di ascoltare questa mattina. E magari appunto forse toccherò dei punti già citati, perché spesso noi regionali magari ci ripetiamo. Una delle cose che è venuta fuori questa mattina, che mi ha fatto molto piacere, che sapevamo già, però il fatto che comunque in questo lavoro fatto negli ultimi 2 anni, anche prima, ci siano degli strumenti adesso di cui prima probabilmente non si disponeva, questi piani nazionali di monitoraggio, per esempio per le libellule piuttosto che per i chirotteri o per altre specie. E questo mi sembra che dimostri che dal punto di vista degli strumenti c'è una maggior ricchezza, si sono affinati molto negli ultimi anni. Le considerazioni però che volevo fare sono su due fronti principalmente. L'obiettivo, mi sembra che sia l'obiettivo verso cui tendiamo tutti, Stato, Regioni, comunità e semplici comuni cittadini, dovrebbe essere quello di migliorare le conoscenze a livello di biodiversità per arrivare ad assicurare che lo stato di conservazione del nostro patrimonio naturale sia sempre migliore. Cosa fare? Allora, in tutti questi anni, scusatemi, ma siamo andati tutti un po' in ordine sparso. Non ci sono soldi. Oggi ho sentito dire da un collega, da un intervento, che allora i soldi non ci sono più al Ministero, non ci sono più all'ISPRA, ce l'hanno le Regioni. Bene, posso dire, ho detto, ce l'avevano, forse sarebbe meglio dire. Come Valle d'Aosta negli ultimi anni abbiamo lavorato molto, non sono qui a dire quanto siamo stati bravi, i colleghi hanno fatto altrettanto. La cosa che mi piace sottolineare per quanto ci riguarda è che nella programmazione europea che sta finendo siamo riusciti a portare a casa dei finanziamenti per attivare l'osservatorio della biodiversità. E questo ha significato per noi, attivare questa struttura, ha significato una cosa molto concreta: da una parte avviare dei piani di monitoraggio e delle ricerche, quindi dare un po' di risorse sulla ricerca, perché a livello dei bilanci regionali i capitoli relativi alla tutela non hanno, non so gli altri se è diverso, ma da noi hanno sempre molto poco, hanno delle cifre che sono veramente vergognose. Quindi quello che siamo riusciti a fare come Valle d'Aosta, siamo riusciti a farlo per i fondi europei. Questo ha significato anche, questo mi fa molto piacere, oggi stamattina la dottoressa Riservato ha annunciato appunto il fatto che al 5 di aprile ci sarà in Val d'Aosta, sarà ospitato proprio dall'osservatorio, questo è il convegno nazionale sulle libellule. Ha significato che cosa? Ha significato dare 3 anni di lavoro a tempo determinato a 3 giovani ricercatori che hanno potuto lavorare, che hanno soprattutto imparato a raccogliere dati, andare su campo, quindi siamo riusciti a fare questo. Mi piace anche ricordare che sempre con fondi del competitività abbiamo da poco fatto partire un'unità di ricerca che si chiama VDNA Barcoding, che ha proprio come finalità quella di mettere a punto e attivare il sequenziamento genomico di specie, e quindi abbiamo inserito proprio i due parchi, quindi la parte faunistica e la parte botanico-vegetazionale, i due parchi come partner di questo progetto, proprio perché stiamo cercando di spingerci anche dal punto di vista della ricerca scientifica oltre. Ecco, quando si parla, io sono venuta a dicembre, c'è stata un'altra iniziativa del Ministero, quando si parla di green economy, forse bisognerebbe anche ricordarsi che la green economy non è soltanto, a mio avviso, le energie alternative, ma è anche quello che possiamo fare, quello che
possiamo investire in opportunità per i giovani nelle scienze naturali, nell'ambiente naturale, e questo forse andrebbe un attimino ricordato. L'altra considerazione è sempre la stessa: allora ci mancano le risorse. Ancora prima delle risorse, sappiamo che le possiamo prendere solo a livello europeo, secondo me, scusate, abuso forse di parole già dette, magari ci manca anche una governance completa di questo processo, perché risorse significa PSR, significa competitività, significa i soliti programmi. Allora, in questo periodo tutte le regioni stanno definendo i propri PSR, piuttosto che il nuovo FESR, che sarà crescita e quant'altro. Il Ministero ci ha chiesto di elaborare uno strumento, perché l'aveva già immaginato l'Unione Europea, il PAF. Magari adesso che stiamo andando nei momenti in cui si stringe, nei prossimi mesi, entro luglio si parla che questi documenti dovranno essere definiti, vogliamo un attimino confrontarci tra tutti, perché allora questi benedetti monitoraggi sul PSR sì, sul PSR no. Magari se tra regioni e magari anche con il Ministero che ci fa, non dico da regia, ma in un rapporto di leale collaborazione verso un obiettivo comune, se magari ci mettiamo, facciamo lobby, come si dice, tutti insieme, forse non ci ritroviamo come prima che allora la Regione Emilia è riuscita a farsi approvare, a farsi inserire nei PSR, monitoraggi, e noi per esempio a Valle d'Aosta siamo riusciti a ottenere questi soldi sul competitività. Altre regioni mi hanno detto: ma come avete fatto? Ma non siamo più bravi, semplicemente noi ce l'abbiamo fatta e altri magari hanno fatto altro. Però se l'obiettivo è unico, magari se tutti insieme decidiamo che il Ministero ci dà una mano insieme all'altro Ministero, soprattutto nei rapporti con l'altro Ministero, definiamo che allora sti benedetti monitoraggi devono essere quotati sul PSR, forse quando le varie regioni vanno a Bruxelles per concordare queste cose, forse siamo un attimino più forti. Quindi quello che davvero secondo me manca è questo discorso della sinergia tra tutti, ricordandosi poi anche che fare sinergia, ottenere risorse, significa definire, poi andare avanti, definire, arrivare non tra 6 anni, 2 anni prima del prossimo rapporto a correre, ma magari utilizzare questi 6 anni anche per sperimentare questi benedetti strumenti che sono stati messi fuori adesso. E l'ultima considerazione che faccio, ho sentito parlare dei piani, vanno bene, gli strumenti vanno bene, però come Valle d'Aosta io ancora una volta sottolineo una cosa. Ho sempre condiviso l'idea di standardizzare e definire metodiche, va bene. Ricordiamoci però che l'Italia è, come sapete, molto biodiversa, con paesaggi estremamente diversi, con situazioni regionali estremamente diverse. Allora, io come Valle d'Aosta faccio fatica, e non solo io, a imporre nel mio territorio determinate metodologie che con la Valle d'Aosta, cioè, poco si adattano. Voglio dire che va bene definire e standardizzare, però una delle nostre grosse ricchezze è proprio il fatto che abbiamo situazioni territoriali diverse, e allora bisogna anche fare un attimo di sforzo, questo lo dico sia a chi studia, sia a chi poi si ritrova a dover trattare anche a livello europeo sugli elenchi delle specie, sui metodi e sulle metodologie, sui tax e quant'altro, fare in modo che si riesca anche a adattarsi alle situazioni locali. Io faccio sempre lo stesso esempio che conosciamo tutti: uno degli indicatori del PSR è questo benedetto Farmer Birth Index. Bene, è un indice che è perfetto, come sapete, per tutti gli spazi e le pianure, per la regione, per la Valle d'Aosta, che è una regione interamente montuosa con una serie di caratteristiche, non serve esattamente a niente. Mi serve molto di più magari mettere in piedi, ed è quello che stiamo facendo, studi sull'ortolano, sulla verla piccola, su altre specie che sono caratteristiche, piuttosto che applicare questa cosa. Quindi anche questo secondo me è una cosa importante, riuscire comunque a dar adeguato risalto alle situazioni
anche particolari. Dietro tutto questo possono nascere dei, secondo me, dei confronti a livello scientifico molto interessanti, che come risultato possono ancora di più far emergere la nostra ricchezza, la nostra specificità territoriale. Però, ripeto, io punterei molto sul fatto che si definisca davvero una governance. Penso che gli strumenti ci siano, abbiamo il Comitato per la Biodiversità, abbiamo N strumenti, magari definendo bene nel rispetto delle anche dei ruoli istituzionali di ciascun partner di questo sistema.